Can't see. Okay. In Canada. Here we are at the top of our apartment. City. Window. An oddball house. This is where we look. Here's the big mall. That is the mall. Here is our hotel in Montreal, 94. Montreal. 94. That is the peek hole in our door. Oh my God. This door right here? Well, Dad wants me to take everything. Okay,
You want to light a candle on me? What? You don't have to put this? No. You can see? Yeah. You can see. You don't need a light because then it's gonna ruin everything. What do you think I'm doing? Oh, look, it's... Mm. And that's Mom. Maddie! Come in, Addison. Hey, isn't that crazy? The church picture. Can't you look at it? Turn this way and look up. Look. Hold on. Good? Yeah. Good church. You can see all the Toronto. Take Chrissy, Anthony. Take Chrissy over there. Christina, talk to Anthony. Where you go? Christine!
Man, is she gay. Montreal. Where is this? Because if you go all the way up, you can see all this. It's like, okay, you see this way there? This is a bus, people. There's the Olympic Stadium, those two buildings, like the chimney, that's where the Adventist This is our boss. So the people. Camera one to camera two. Yeah, you come in camera two. Departing Cleveland. Transmitted live. Stadio Olimpico era stato fatto. Non so se si distinguono, stanno dei cavi sopra. Che doveva aprirsi e poi chiudere. Dato che costa troppo, era previsto di spendere 350 milioni di dollari per fare lo stadio. Alla fine è costato. Hey, read the Tony! Smile, you're gonna hand the camera. Hey, say, Viva Baranello!
You can tell they're lying. Does anybody have a water? This isn't going to kill anybody's lunch, I don't think. Tony, you want a pretzel? Got any water? No, thanks. Sure? Hurry up, Tony. Viva Baranello. Viva Baranello, eh, Tony? Viva Montreal. Viva Montreal. No beer, but I got pretzel. I will never think it again. No, came out. Oh. It took so long, y'all. Tu mangi sempre. Come on. Mani, mani. The saffron that I use is the one for like a little streak. You have your own saffron. Can you melt in your life when you hear how good they are? I heard you made yourself with a little probably $54. Water. Water. I love Tony. Yeah. Hi. Viva Baranello. Viva Baranello. The water at home. And back to Calabrese. Yeah. Very good. Go far on your ass, eh? Viva Baranello, eh? In Toronto. Pep! This is the old Montreal. Tango fan come. Tony, è ancora in giro di viglia. Oh, Tony, va, va. Vieni giù, vieni giù. Tira, come on. Thank you.
Okay, hold on. Montreal, 94. Just got married. Thank you.
da rubare, rubato. Non mi ricordo io. Anna! Anna! Oh,
Madonna che buon bello che ci avete stasera! Scusa, dopo come dici? Baranello! Oh,
preso la chitarra e suona.
Villa Italia! Thank you.
A salute! A salute! Salute! Qua siamo due siciliani! Eh? Non fare di andare, qua siamo siciliani! Tu Sicilian da Milano, di Baranello qua! Oh oh! What a mix! Can you imagine it? Cheers! 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 Sonny di Baranello, Jack, please! Prima di procedere alla presentazione di ciò che dovremo fare dopo, volevo prima di tutto ringraziare tutti coloro che sono dati la pena di partecipare a questa festa. Questa festa è uno degli scopi che il Club Sociale di Baranello si è premesso di fare sia quest'anno che negli anni futuri. Come ben sapete, il Club Sociale di Baranello, per coloro che non ancora lo sanno, ha le sue origini già negli anni 60, cioè un gruppo di persone originarie di Baranello sono date la pena di formarsi in comitato affinché di poter raggruppare tutti coloro che venivano dal nostro paese nativo. Poi nel 65 il club sociale si è incorporato e così col passare degli anni e passare dei comitati lo scopo unico del comitato e del club è stato sempre lo stesso, cioè quello di poter raggruppare gente che venivano dal Baranello e di poter mantenere sia delle tradizioni sia dei costumi che sono propri a Baranello. Io, insieme al comitato che è oggi presente, faccio parte di questo comitato, cioè da molti anni, e ne abbiamo visto di cose passare durante gli anni. Certo che le tradizioni bisogna mantenerle, però bisogna essere anche un po', avere anche un po' la vista un po' grande, cioè non tutto può essere mantenuto come negli anni passati, perché c'è da considerare anche che coloro che sono venuti parecchi anni fa da Baranello hanno cominciato sia sposarsi con gente che non vengono da Baranello, e anche bisogna dare l'opportunità ai giovani di poter esprimersi, visto e considerato che loro adesso sono canadesi. Anche se a volte le culture, cioè quella canadese e quella baranellese, non sono sulla stessa lunghezza di onde, uno cerca sempre di mantenere quel poco, anche se sia poco, di tradizioni e di costumi che vengono dal nostro paese. Non voglio trattenervi oltre, io spero che sia i membri di oggi, cioè quelli di Montreal, e sia quelli che hanno voluto venirci a visitare da Cleveland, continuino ancora a mantenere quelle poche tradizioni che fanno sì che noi italiani, cioè baranellesi, continueremo negli anni futuri a poterci ricordare che siamo di Baranello, siamo italiani e ne siamo fieri. Grazie. Grazie, Giacomo. Come ha detto Giacomo, siamo fieri di essere italiani e siamo fieri di essere baranellesi. Allora, ancora una volta, adesso vogliamo ringraziare tutti quelli di Cleveland, Ohio. Un grande applauso a tutti quelli che hanno fatto quel viaggio di 12 anni in Africa. Adesso voglio prendere un minuto, voglio anche ringraziare, se avete ben visto il biglietto dell'entrata, c'è un po' di pubblicità. Questi sono tutti i gente del Club Sociale di Baranello che hanno del business, di affari, che hanno deciso di contribuire un certo somma di moneta sopra queste spese che abbiamo fatto oggi. Allora, voglio adesso dire grazie. NDS Micro Reproduction Entry, Joe Nero. Le store verticali Bernardo Carriere. La bottega Johnny Santopietre. Allstate Lucio Manocchio. Maca Oro Mario Carullo. Pacco Maurizio Papaleo. Corbin Pneumatics, Franco Nero. La bottega alimentare Dumel, Benny Nero e Mario Nero. Le distribuzioni Baranello di Chino Cosimo.
Le note Felicia Mar Fashions Incorporated, Felicia Nero and Maria Oliveri. And Italo Grapes Incorporated, Italo Carnevale. Adesso volevo ringraziare anche a Sandra Carriero che ha fatto quello bellissimo posto lì dietro. Un grande applauso per favore. Come ha detto Giacomo Tugno, questa festa non è solo per mangiare, ma è piuttosto per ci riunire tutti i paesani insieme. Ci avevamo un'altra sorpresa oggi, ma non è stata possibile. Un paio di mesi fa avevo chiamato il presidente della sezione del Connecticut, il signor Pietro Nilo, e lui era disposto di venire qui oggi, ma purtroppo è ritornato in Italia il 30 di giugno e non ce l'ha fatto di fare questo viaggio. Ma mi ha chiamato quella sera, venerdì sera, mi ha detto di domandare per chi ci scusa che non può essere presente. E l'anno prossimo ha detto lui che ci andiamo tutti e due i gruppi, il gruppo di Cleveland e il gruppo di Montreal. La data non è ammessa ancora, ma andiamo tutti a Connecticut. E io ho detto a Pietro. Lui mi ha raccomandato solamente una cosa, ha detto che allora il club sociale di Connecticut non c'hanno una sala che appartiene a loro, ha detto, ma loro affittano una piccola sala. Ha detto, Pietro, anche se fosse per una spaghettata, quella che sia, noi vediamo l'occhio per, come ho detto, solamente per una ragione, per essere insieme. Allora, un'altra volta voglio essere ringraziato a tutti voi che siete partecipati, ancora tutti i membri del Club Sociale di Montreal, perché se non fosse per voi veramente che partecipate a questo affare di questo genere, queste feste così non può essere possibile. Allora adesso abbiamo un'altra piccola sorpresa. No, aspetta, procediamo alla quella sorpresa più tardi. Adesso volevo invitare il signor Gianfranco con la Giovanni e David Cotugno. Loro anche hanno qualcosa da dire. Grazie a Franco per averci invitato. Grazie a mio zio Nino. A questo tempo vogliamo chiamare tutti i membri che hanno venuto con noi, a uno per uno. Gianfranco. Grazie. Buongiorno, grazie per tutto. È una festa proprio speciale. Avete fatto più che uno può chiedere. È una cosa che ci ricordiamo sempre. Adesso voglio chiamare a riconoscere i membri del Club Loggia Baranello di Cleveland. Chiedo che quando chiamo il nome il membro viene qui e cominciamo. E voglio annunziare anche la moglie che ha fatto la gita con il club. Prima Giovanni e Elena Di Scienza. Giovanni, vieni. Gian, come on up. Gian, come up here. Volete chiamare tutti i comitati del Club Sociale di Baranello, per favore venite qui sopra, tutti i comitati. Franco e Teresa Nilo, Franco vieni. Frank? Ecco. Mr. and Mrs. Bernardino Di Scienza. Bernardino. Antonio and Barbara Velotta. Tony Velada. This is Tony Chesterlin. Juan Chesterlin. Juan Chesterlin. Tony and Teresa Velada, Parma. Tony Velada, come on up. Una cinquantina che si chiamano Tony e poi una fratta 20-30 di quelli si chiamano Tony Velada. Hey, that was great. Ok, prossimo. Mi
Michele su di scienza. Michele, Mike, come on up. Bruno e Lina Valletta. Bruno. Davide e Francesca Cotugno. Davide qui. Giuseppe e Dolorata Cotugno. Tony e Nancy Carriero. Fred e Joyce Nero. Anthony, it's blurry. It's fine. Valentino e Carmela Tomaro. Tony and Judy Velado. Chesterman number two. Giuseppe Antonia Palazzo. Frank and Antoinette DeNigris. Anthony, it's so blurry. Frank. No, what do I do? What do I turn? Armando and Maria DiNardo. Fix it, it's blurry. Excuse me. Mr. and Mrs. Andrea Camardo. And Tony and Teresa Nero. And myself, John Paolo Giovanni. And mia moglie Jane. Grazie. Grazie, John. Un minuto. Ci abbiamo anche il signore Nicola Colla Giovanni De Canere, che per favore vieni qui, per favore. Vorrei anche dire questi libri che ci avete in mano, questa è tutta la storia di Baranello. Se c'è qualcuno del subsociale di Baranello che vuole uno di questi libri, bisogna mandare a Domenico Nido, per favore. Ce ne rimandano 30, credo. Allora, yeah. Prima arriva, prima servito. Go get me one. Grazie, Fanny. Let's go grab one. Prima che cominciamo, I would like one. C'è Tony e Teresa Bellotti che oggi celebrano i 34 anni di matrimonio. Allora, vi ringrazio un'altra volta, io sono Davide Cotugno, sono il vicepresidente del club di Baranello, Gian Franco sarebbe il segretario. Da parte della loggia di Baranello, di Cleveland, dei suoi membri, del comitato e del presidente Nick Carriero, che sfortunatamente non ha potuto venire, vorremmo ringraziare il club sociale di Montreal per averci invitati a questa bellissima sala e per averci ospitati in questi giorni. Siamo stati molto ansiosi di venire a trovarvi per alcuni motivi. Certe sono ovvi, come per esempio visitare e passare un po' di tempo insieme a amici e parenti lontani, o visitare una città famosa, bella, viva e molto cosmopolitana come Montreal. Questi sono motivi proprio all'italiano, perché a tutti gli italiani piace la compagnia, la famiglia e naturalmente a mangiare bene. Ma noi il comitato avevamo un altro motivo più diretto. 50 anni fa il nostro piccolo club è stato fondato per riunire tutti i baranellesi che erano venuti a quella nazione strana e nuova che è gli Stati Uniti. Quello club assicurava alla successiva generazione che la lingua e le tradizioni di Baranello sarebbero continuate. 14 anni fa, con sangue e sudore, hanno fabbricato la loro sala con l'aiuto di tutti i membri.
Oggi abbiamo 300 membri ed una sala che serve 200 persone dove festeggiamo quasi ogni mese. La visita del Club Sociale di Montreal l'anno scorso è stato nello periodo di risorgimento della nostra associazione. L'interessamento dei membri era ritornato con entusiasmo, il numero dei membri nuovi era aumentato, specialmente alla parte dei giovani. La vostra visita ha convinto i prospetti membri che la nostra causa di mantenere la fiamma accesa è una causa giusta. A noi, il Comitato, ci avete dato il coraggio e l'idea di fare passi nuovi, come questo viaggio in Canada. Per questo vi apprezziamo e vi ringraziamo. Per questo motivo siamo qui oggi. Con queste nuove viste alla futura, speriamo di continuare ad essere insieme a voi più spesso e saremo in contatto con il vostro Comitato. Di nuovo vogliamo ringraziarvi tutti e vogliamo presentare un piccolo ricordo dalla nostra loggia di Baranello di Cleveland. Scorso avremmo ricordato di gente che non ci avete visto per più di 20-25 anni e credo che quella è stata veramente una cosa emozionante. Sono veramente piccolo, adesso già prendono la pensione, che questo, come ha detto Giacco, Carmelo Niro e moglie e il signor Giorgio Niro e moglie. È accompagnata con il piccolo quattro passi il signor Tony Vellotta. Sposini, non vi emozionate, dice sempre felice, eh? E un applauso per il
Cavaliere, la braccetta la porta a spasso. Attenzione, lasciate lì. Molto bene.
thing? Happy Father's Day. Happy Mother's Day. Prima dell'Australia, ma l'Australia, ma perché la vedi, ma dalle qua, non lo sai.